Ed eccoci qua, ragazzi. È successo davvero. Guardate cosa c'è lì dietro. Oltre qua davanti, che mi sento veramente un indiano fuori dalla sua patria. Però possiamo continuare con il video, raga. Guardate che bomba, non l'ho ancora aperto perché lo voglio condividere con voi. Vi voglio raccontare come cazzo è arrivato sto pacco. Allora, diciamo che io all'epoca, quando sono arrivato a 1000 iscritti, raga, è successo che avevo attivato gli abbonamenti. Però l'ho attivati per un mesetto, poi li ho tolti. Perché questo? Perché a 1000 iscritti, se è all'inizio, non che ora sia tanto avanti, però era veramente poco che stavo facendo questa cosa. Non me la sono sentita di poi supportare gli iscritti, perché comunque sia, raga, quando uno si abbona è un casino. Devi comunque starci dietro, devi fare contenuti anche per loro, esclusivi, non esclusivi, ci vuole del metodo, della pazienza, ok? Quindi dopo quasi 2 anni, dopo un anno ho deciso di riaprirli, dopo che l'avevo chiusi. E la prima persona che si è abbonata, raga, è stata proprio questo Red, ok? Red Moon, ragazzi. Questo personaggio, lo possiamo chiamare così, assurdo, perché penso che forse mi ha fatto ricredere nella vita, nel mondo, che esistono ancora persone buone e soprattutto legate a GTA. È una cosa un po' strana, cioè, capisci? Cioè, capite? È una cosa strana trovare una persona che è una brava persona legata a GTA, che sono tutti dei cancretti. È stata una cosa veramente, veramente bella. Stringiamo, morale della favola. Parlando, siamo arrivati al dunque che lui aveva la possibilità di, raga, di regalarmi non una, ma due console, una PS3 e una PS4. Ciò perché con la PS4 potrei portare contenuti per tutti voi, raga, che mi guardate la play. Potrei essere anche attivo su PS4, raga. Potrò venire a giocare con voi anche se non siete di Xbox. E questa è una cosa ottima. Potrei portare contenuti, raga, inediti solo per PS, cosa che prima non potevo fare. E se lo facevo mi dovevo appoggiare su qualcuno, ma è sempre un po' un casino. Quindi apriamo il pacco. Allora, vediamo un po', raga. Raga, 10 cazzo di chili di pacco. Io non capisco, ma ste play, ma come cazzo le fate, Sony? Ci mettete i mattoni dentro? Come si fa? Allora, io metterei qua il pacco così proprio. Allora, usiamo le forbicioni. Mi ha detto che qua c'è una punta, infatti è un po' più bombato, tipo, questo è la capocchia. Allora, sentite qua il delirio. Minchia, raga, non l'ha chiuso il pacco, lo ha proprio sigillato, un antibomba. Minchia, anti, come si chiamano? Antiatomico. Minchia, quanto pesa, 10 kg c'è qua dentro, raga. Minchia, Red, ma cosa hai fatto? Assurdo. Ma non è che c'è solo. Come cazzo l'hai chiuso sto affare? Raga, bellissimo. Poi in tuta con la camicia, la maglietta nera. Potrei andare a fare lo stilista. Ma cosa c'è? Pacchi su pacchi. Ma siamo sicuri che mi hai mandato le console? Non è una barzelletta questa. Te lo giuro che se non vanno mi incazzo. Perché è impossibile, raga. Cioè, però meglio, quindi siamo sicuri che non. Oh, la vedo! L'ho vista, raga, l'ho vista. Le ho viste tutte e due. Oh, allora,
tiriamo fuori. Mi chiama Fre. Ma tu dovevi andare a fare l'imballatore. Cioè, no, raga, faccio delle foto, ve lo giuro, faccio delle foto perché vi devo fare capire, cioè, l'ingegnosità di Red. Sembra veramente che me l'ha mandata la Sony sta roba. È una cosa assurda. Allora, qua ci sono dei capi. Questo cavo di alimentazione, suppongo. Siete di là, siete. Cavo di alimentazione. Poi vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, oh, minchia raga, ma che cazzo è? È un pad questo. Ma quanto cazzo è leggero sta a fare? Però la presa di play non è che mi dispiaccia, eh. Sinceramente dovrei prendersi la mano perché io uso tanto il pollice. Oh, vabbè, vedremo. Poi non ci credo. Là c'è un altro pad. Cioè, ma ha fatto pure raga gli scalini per non fare muovere la roba. Fenomeno. Fenomeno, Red, fenomeno. Allora, vediamo un po'. Pad di PS3. Ai 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 raga. Allora, portiamo questa roba di qua e tiriamo fuori la prima console, che è questa. Raga, la prima versione di PS4 che cerchiamo di non far esplodere. Porterò anche un tutorial per come pulirla e smontarla prossimamente, ragazzi. Direi che tra l'altro è in ottime condizioni estetiche, raga. È perfetta. Ve lo giuro, è perfetta. Questo, alimentazione. E poi raga. E poi raga, questo cos'è? Questo è un cavetto, suppongo, per il pad del. Questo è il cavetto del coso. E poi raga. Raga. Cioè. Andiamo a farci un giro su GTA 5 1.22, raga. Col mod menu prossimamente in live. E niente. Paura, raga. Questo ormai non ci serve più. Ah, e niente, raga. Quindi, che dire? Andiamo a fare un danno, eh? Savix, oggi. A quanto pesano, se ne va via così. Bella, regà. Ci sentiamo in questi giorni, che vedo di fare andare queste due chicche e vediamo un attimo di preparare due account, mettere il mod menu qua, raga, vedere cosa si può fare con la 4 e poi siamo attivi. Bella, regà, alla prossima. Grazie ancora, Red. Grazie di esserti abbonato. Grazie di supportare questo canale. E grazie a tutti gli altri, ragazzi. E ringrazio anche, raga, chi mi supporta semplicemente seguendomi con l'iscrizione. Bella, alla prossima. Sbadabam!